Una ragazza o donna è single per scelta o altro? Ebbene, in questo video di oggi voglio assolutamente entrare in questo argomento facendo capire a tutti che dal mio punto di vista, quindi secondo la mia opinione, nella quasi totalità dei casi di ragazze e o donne che sono single lo sono per scelta e non perché, diciamo così, sono obbligatoriamente single in quanto viste e o considerate come brutte. Ebbene, come stanno le cose? Entriamo nel golgo, entriamo nel nocciolo della questione. Al giorno d'oggi conta la bellezza, di questo io l'ho sempre detto, non ho mai occultato questo dato, anzi ho sempre detto che per questa fottutissima società la bellezza è il cardine, è il pilastro su cui si basa l'ideologia di questa nostra contemporaneità che andiamo a vivere. Ed effettivamente ciò si può vedere. Bene, anzi direi benissimo, grazie al fatto che girando per le zone delle nostre città, per le aree e via dicendo, se una ragazza bella, sexy, affascinante, per esempio, mi gira davanti a un bar dove sono seduti dei ragazzi o degli uomini e la ragazza passeggia tranquillamente e serenamente, ecco che molti uomini, molti ragazzi faranno uscire fuori dalle loro bocche frasi del tipo: "An vedi quella quanto è buona, an vedi quella quanto è sexy, ma l'hai vista che bel culo che ha", eccetera, eccetera, eccetera. Oppure ancora: "Si è vestita davvero molto bene, mi piacerebbe conoscerla e stringere amicizia con lei". Insomma, tutti commenti di pieno complimento nei confronti di quella ragazza che ha avuto, tra virgolette, l'unico, chiamiamolo inghippo, l'unico, chiamiamolo sbaglio, tra virgolette, ripeto, di essersi messa probabilmente vestita in un determinato modo, ma non è possibile imputare un problema a una ragazza che si deve vestire, perché oggi tutti dobbiamo essere liberi di vestirci come vogliamo. Se mi voglio vestire con un jeans, una maglietta, devo poterlo fare. Come anche una ragazza se si vuole mettere con una calza a rete, una minigonna corta, un bel top scollato, deve poterlo fare, perché non ci deve essere problema di sorta. Ma detto questo, ripeto, entriamo ancora di più nell'argomento e dico tranquillamente e serenamente questo: una ragazza o donna al giorno d'oggi è single per scelta. Nella quasi totalità dei casi, secondo la mia opinione, è così che stanno le cose. Perché ho detto così stanno le cose? Molto semplice, perché secondo la mia opinione una ragazza trova subito un fidanzato, anche se è brutta, perché quest'ultima, la brutta parlo, per diventare bella agli occhi di un ragazzo basta che indossa per esempio una minigonna corta, un autoreggente, un bel paio di tacchi alti, meglio se a spillo, un top scollato che metta in evidenza un bel seno e si trucchi vistosamente. Diciamo che oggi come oggi gli uomini sono in cerca non tanto del cervello di una ragazza o di una donna, ma sono in cerca della parte estetica, fisica, sessuale che una ragazza e o una donna può offrire. Ecco perché dico che vale il detto che probabilmente qualcuno già ha ascoltato ed è "basta che respiri". Forse è un detto questo stupido, banale, cretino, idiota, inutile, ma che in realtà cela una realtà, scusatemi, una verità che di fatto penso possa essere vista e valutata dai più potenti.
come vera, come concretamente reale. È inutile prendersi in giro, è inutile girare sull'argomento e dire no, guarda che una ragazza non si fidanzerà mai perché ha i brufoli, perché è obesa, eccetera, eccetera. Nel caso in cui parlassimo di una ragazza iperobesa, ma deve essere molto iperobesa, probabilmente avremmo delle buone probabilità che quella ragazza sia single non per scelta, ma perché effettivamente non riesce a trovare un ragazzo. In genere però una ragazza o una donna è single per scelta solo se effettivamente lei vuole, perché in genere, ripeto, una ragazza o una donna trova subito un fidanzato. Di uomini è pieno il pianeta, di uomini pronti a voler soddisfare non tanto il loro cuore, ma a soddisfare il loro più basso istinto personale, che tradotto in un'unica parola si chiama intimo. Quindi parlo dell'istinto intimo, il voler avere una ragazza per consumare un rapporto sessuale. Quindi, purché un uomo vada a svuotare se stesso a livello, chiamiamolo personale, intimo, sarà sempre in cerca di una donna che faccia questo, che faccia ciò. E una ragazza, una donna, se è single, lo può essere per scelta, ma in genere tutte si fidanzano, anche quelle brutte, perché anche quelle brutte, formose, che magari hanno qualche piccolo problema a livello estetico, no? Per esempio il viso con un po' di brufoli, ma comunque un fisico che c'è, magari hanno un po' le labbra evidenti, sfruttano il trucco, sfruttano abbigliamento sexy, come per esempio minigonna, gonna, calza a rete, autoreggenti, reggicalze, tacchi alti, tacchi a spillo, intimamente un bel perizoma, un bel tanga, eccetera, eccetera, un top scollato che metta in evidenza le forme, i fianchi scoperti e visibili, ecco che riescono a, diciamo così, conquistare qualsivoglia tipo di uomo. E in genere gli uomini di oggi, non parlo di quelli del passato, ma quelli di oggi, nel 95-96% dei casi, sono uomini che vogliono andarsi a svuotare intimamente parlando e che cercano quindi non il cuore di una ragazza e o di una donna, non il cervello di una ragazza e o di una donna, ma che cercano la parte intima di quella ragazza oppure di quella donna. Quindi, detto tra di noi, non ci prendiamo in giro, non occultiamo, meglio non nascondiamo quella che è la realtà dei fatti. Chiaramente questo è il mio parere, chiaramente questa è la mia opinione. Qualcuno potrebbe dirmi: guarda, sbagli. Bene, sbaglio, dimmi perché sbaglio, elencami i motivi, proponimi le tue, chiamiamole, analisi, proponimi le tue, chiamiamole, fonti per dire che io sbaglio, e poi leggendoti e leggendo quello che eventualmente scriverai ti risponderò a dovere e ti porterò in maniera completa e esaustiva quindi esempi lampanti di quello che ho detto in questo video di oggi. L'esempio però già l'ho fatto, per esempio in un bar, uomini che stanno di fuori vedono passare una bella ragazza in minigonna, calza a rete, tacchi alti, quella passeggia per i cazzi suoi, molto probabilmente gli uomini fanno dei complimenti a quella ragazza, oppure tra di loro fanno dei commenti. Ci possono stare benissimo, ma ci può essere anche quello che ci prova avidamente con quella, incurante del fatto che quella ragazza, quella donna potrebbe essere fidanzata e quindi potrebbe avere già il cuore, tra virgolette, impegnato
con un uomo oppure con un ragazzo. Beh, spero di essere stato chiaro, gli esempi li ho portati a galla, ovviamente, ripeto, la mia opinione è questa, poi qualcuno potrà dirmi sbaglio, qualcuno potrà dirmi hai ragione, non mi interessa, a me interessa, come dico sempre, comunicare quello che ho dentro al cuore, ma in primis dentro al cervello, perché parlare sì, ma dire, esporre il proprio pensiero è fondamentale perché ci deve essere la piena libertà di parola, che è sancita dal 21° articolo della nostra Costituzione italiana, che prevede la libertà di espressione in qualsiasi forma e in qualsiasi, chiamiamolo, momento. Grazie, un salutone, al prossimo video da Leandro.